La versatilità della fresatrice portatile può essere ulteriormente incrementata attraverso l'utilizzo di sottobasi e dime dedicate. Le sottobasi sono delle basi supplementari che vengono attaccate alla parte inferiore, alla base, alla soletta della fresatrice, che consentono diversi tipi di operazioni. In commercio ve ne sono alcune già disponibili, come ad esempio questa, che consente tra le altre cose l'utilizzo degli anelli a copiare con standard americano, come in questo tipo, che sono disponibili in varie misure. Oppure possono essere autocostruite, come questa, che è una sottobase per refilare, e non solo, vedremo anche dopo cos'altro può fare. Oppure ancora delle basi estremamente semplici, come questa, che serve per eseguire in maniera accurata dei fori. Cominciamo a vedere l'utilizzo proprio di questa, realizzata in metacrilato di circa 4 mm di spessore. La sottobase di foratura è costituita da una mattonella precisamente quadrata, di lato di circa 18 cm in questo caso, che viene avvitata alla base della fresatrice mediante due viti nei fori già predisposti per la fresatrice, che accoglievano in realtà la sottobase originaria. Si possono, anche se con un po' di difficoltà, vedere queste due linee, che sono perfettamente in squadra tra di loro e che rappresentano una sorta di mirino per poter effettuare delle forature precise. Vediamo insieme come. Immaginate ad esempio di dover eseguire delle forature su una mensola, uno scaffale o un pannello. Sarà sufficiente eseguire a matita i punti di intersezione di dove eseguire i fori. Fate quindi coincidere le linee presenti sulla sottobase con le linee di tracciatura ed eseguite il foro. Il foro sarà sempre perfettamente centrato. Quest'altra sottobase è autocostruita e realizzata in plexiglass di circa 8 mm di spessore ed è una sottobase per refilare. Questa prolunga ha la funzione di aumentare la base di appoggio della fresatrice. Durante le operazioni di refilatura e modanatura, infatti, non è improbabile che la fresatrice esegui questo movimento a causa della superficie ridotta della base che poggia sul pezzo, e questo può rovinare l'integrità della modanatura che dobbiamo realizzare. È sufficiente effettuare la pressione sulla sottobase per poter controllare anche con una sola mano la fresatrice durante l'avanzamento. Il risultato è una modanatura precisa ed omogenea. L'aggiunta di questo accessorio, un semplice pezzo di MDF, spesso circa un centimetro, consente alla sottobase di effettuare altre operazioni, come ad esempio quella di spianare bordi in massello oppure livellare delle spine di faggio. Per poter usare questo tipo di sottobase, poggiatela sul piano, interponete un foglio di carta sotto, abbassate la fresatrice e bloccatela.
Immaginiamo per esempio di voler portare a livello, in maniera assolutamente perfetta, questo bordino di massello che abbiamo applicato a questo pezzo di multistrato impiallacciato in mogano. Sarà sufficiente appoggiare la fresatrice sul piano. Per avere una superficie perfettamente liscia. Per Un altro esempio di applicazione è quando vogliamo spianare perfettamente delle spine di faggio. Dopo averla tagliata, dopo averla incollata e tagliata, occorrerà portarla esattamente a livello del pezzo.